Nuovo stop e potrebbe essere quello definitivo per la LNG. Ieri, al termine di una riunione fiume, il Comitato Tecnico Regionale ha bocciato il progetto del rigassificatore. Le bonifiche nell'area del sito inquinato di interesse nazionale a Brindisi, tema centrale di una conferenza stampa convocata questa mattina dal senatore del PD Salvatore Tomaselli. Ha dell'incredibile l'accesso ai disabili nel nuovo sottopasso del Rione Commenda a Brindisi, solo su prenotazione. Evento cruciale della Settimana Santa, questa mattina la Santa Messa Crismale nella Cattedrale di Brindisi, evento clou della Giovedì Santo. Ben ritrovati a tutti, benvenuti all'appuntamento con il nostro telegiornale. Avete ascoltato e visto i titoli, la notizia è del primo pomeriggio di ieri, ma noi continuiamo ancora a proporvela in apertura di telegiornale perché è un argomento al quale abbiamo dedicato fiumi di parole per parodiare una nota canzone e altre parole ancora dedicheremo. L'argomento è il rigassificatore e potrebbe essere lo stop definitivo, quello giunto ieri al termine del Comitato Tecnico Regionale, tant'è che la riunione è durata ben 7 ore. Ci dice tutto in questo servizio di apertura Agnese Poci. Ci sono volute ben 7 ore di riunione perché il Comitato Tecnico Regionale a Bari ponesse parere negativo al NOF, il nulla osta di fattibilità, richiesto da British LNG alla Regione Puglia per il progetto del rigassificatore a Brindisi. Pur essendo ufficiale la notizia, per le motivazioni che hanno portato a questa scelta bisognerà attendere ancora del tempo, finché i verbali delle riunioni non verranno inviati e ricevuti da tutti i componenti del Comitato Tecnico Regionale e dal richiedente il nulla osta, in questo determinato caso la sede brindisina di British LNG, e potranno poi essere diffuse le motivazioni, questo anche per garantire la pubblica amministrazione da eventuali ricorsi. Il parere negativo alla richiesta della British LNG rappresenta un brusco stop per la società britannica, che ha dinanzi a sé due possibilità di scelta: o ripresentare una nuova istanza al CTR, allegando la documentazione progettuale completa, con conseguenti lungaggini burocratiche, oppure presentare ricorso al TAR sulla decisione presa dal Comitato Tecnico Regionale. Anche in questo caso i tempi per la soluzione si allungherebbero ulteriormente. A questa impasse va poi aggiunta la sentenza, attesa per il 13 aprile prossimo, nell'ambito del processo British Gas, nel quale il PM Giuseppe De Nozza ha richiesto la confisca della colmata di Capobianco, sotto sequestro dal 12 febbraio del 2007 e già realizzata da British LNG. Negli ultimi giorni la società britannica aveva già annunciato la smobilitazione della struttura posta in essere a Brindisi. Un segnale da alcuni visto come un passo indietro, per altri invece un modo di fare con cui la British Gas sta sottolineando la poca serietà italiana in termini di investimenti da parte di società straniere. Su questa vicenda si è espresso anche l'assessore regionale all'ambiente Lorenzo Nicastro. La negazione del nulla osta di fattibilità del rigassificatore di Brindisi mette in chiaro i dubbi che il governo regionale aveva già espresso sulla realizzazione di quell'opera nella localizzazione voluta dall'azienda. Esistono infatti, continua Nicastro, una serie di rilievi non superati. L'opera nel suo insieme conserva un forte indice di rischio per la sicurezza del territorio. E dal rigassificatore ad un altro argomento di estrema importanza per il comune capoluogo, parliamo dell'area SIN, sito inquinato di interesse nazionale. A questo argomento è stata dedicata una conferenza stampa tenutasi questa mattina presso la Federazione Provinciale del Partito Democratico di Brindisi dal senatore Salvatore Tomaselli. Andiamo a vedere che cosa è accaduto. Brindisi ha bisogno di un nuovo accordo di programma che ridimensioni la situazione attuale del sito inquinato di interesse nazionale. La richiesta, che verrà avanzata il 12 aprile prossimo al ministro dell'Ambiente Clini, è stata presentata alla stampa dal senatore del PD Salvatore Tomaselli, a nome del gruppo parlamentare del Partito Democratico. Nel corso di una conferenza stampa, il senatore, quindi già componente della Commissione Industria del Senato, ha illustrato 6 proposte innovative. Primo di tutto, le risorse delle aziende, che vanno definite in modo chiaro per quel che concerne gli interventi di compensazione ambientale e le transazioni sottoscritte. Secondo punto, bisogna modificare una sorta di rateizzazione esistente oggi delle risorse aziendali al Ministero dell'Economia, che poi vengono girate al Dicastero dell'Ambiente, che paradossalmente non può assegnare progettazione esecutiva ed altri interventi di messa in sicurezza e bonifica se non ha a disposizione l'intera somma necessaria.
Terzo punto, va ridotto da 6 euro a metro quadro ad un importo simbolico di 1 euro a metro quadro il contributo delle aziende non ritenute responsabili di attività inquinanti sui territori dell'area SIN. Quarto punto, svincolare i terreni non inquinati dell'area, come individuato dalle attività di caratterizzazione, attraverso un provvedimento urgente del Ministero dell'Ambiente. Quinto e ultimo punto riguarda la falda. In alcuni punti risulta contaminata da sostanze chimiche di origine antropica, in altri per effetto di un'intrusione marina. La costruzione di una barriera idraulica per il pompaggio e il trattamento delle acque di falda è quindi fondamentale. Questo governo sta lavorando a rivedere la normativa nazionale, semplificandola in materia di siti di interesse nazionale, tra cui Brindisi. Dobbiamo fare un bilancio di questa normativa dopo 12 anni che Brindisi è stato riconosciuto con un decreto ministeriale sito di interesse nazionale per, insomma, per l'area industriale non solo inquinata di Brindisi, un bilancio che ci porta a dire che è un bilancio negativo. Sono state fatte molte attività di analisi, grandissima attività di caratterizzazione, nessun sostanziale intervento di bonifico, di messa in sicurezza delle aree che sono state riconosciute inquinate. Quindi si tratta di intervenire su questo, delimitare le aree davvero inquinate e fare gli interventi necessari di bonifica e di messa in sicurezza, svincolare immediatamente il più presto possibile le aree che invece sono risultate assolutamente idonee ad ospitare nuovi investimenti industriali. Attorno a questo tema ci sono le altre proposte che avanzeremo al Ministro, che presenteremo alle istituzioni locali, perché liberare l'area industriale di Brindisi da un lato, attraendo nuovi investimenti, e dall'altro intervenire davvero concretamente sulle attività di messa in sicurezza di bonifica è il più grande intervento di natura ambientale di cui questo territorio ha bisogno, perché significa davvero fare qualcosa di concreto sull'ambiente e fare finalmente quella che noi chiamiamo debba essere la Brindisi dell'industria e dell'ambiente, una compatibilità tra lo sviluppo economico e industriale e la salvaguardia del territorio e dell'ambiente. E ora andiamo alla cronaca con un'operazione della squadra mobile di Brindisi che ha portato al recupero di 85 grammi di cocaina posseduti e dunque è stato per questo arrestato dal 45enne pregiudicato brindisino Giuseppe Capozza. Ascoltiamo i particolari. Prosegue incessante l'attività della squadra mobile di Brindisi nel controllo del territorio. Nella giornata di ieri, su disposizione del questore, è stato realizzato un articolato servizio di monitoraggio di alcuni personaggi ritenuti inseriti nel traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. L'azione, condotta dagli uomini della sezione antidroga, si è articolata in numerose perquisizioni personali e domiciliari. Successivamente, nel mirino degli agenti, è finito un personaggio già noto alle forze dell'ordine, il 45enne Giuseppe Capozza. Seguito a distanza, l'uomo ha subito avvalorato i sospetti degli agenti. Dopo essersi fermato lungo la statale 7, nei pressi dello svincolo in direzione Restinco, il pregiudicato è stato notato mentre effettuava delle strane operazioni all'interno della vegetazione spontanea adiacente ad alcuni campi coltivati. Immediato all'intervento degli agenti della squadra mobile che hanno subito fermato e perquisito Capozza, rinvenendo così, occultati all'interno di un calzino, due involucri in cellophane sigillati con nastro adesivo contenenti 15 grammi di cocaina. Ricerche più accurate, effettuate nel punto in cui l'uomo si era fermato e nella zona circostante, anche con l'ausilio di unità cinofile, hanno poi consentito di rinvenire altri vasetti occultati in diversi punti dell'area perlustrata dagli agenti, con altri involucri già confezionati contenenti complessivamente altri 70 grammi di cocaina pura, suddivisa in piccoli involucri, subito sottoposta a sequestro. La perquisizione è proseguita quindi presso l'abitazione utilizzata dal Capozza, all'interno della quale era custodito tutto il materiale occorrente per il confezionamento, un bilancino elettronico, involucri in cellophane, nastro isolante. Sulla base delle risultanze investigative dei sequestri operati, Giuseppe Capozza è stato quindi tratto in arresto con l'imputazione di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e associata alla locale casa circondariale, dove è ora a disposizione del PM di turno, il dottor Milto De Nozza. Ed ora veniamo a proporvi una situazione che ha del paradossale, fra l'altro denunciata anche da alcuni candidati sindaci a Brindisi, tra cui Riccardo Rossi, Brindisi Bene Comune, e Mimmo Gonzales per il centro-sinistra. Parliamo dell'accesso dei disabili al sottopasso appena inaugurato al quartiere Commenda a Brindisi. Accesso ai disabili, sì, ma solo su prenotazione. Vediamo.
Questa è la dimostrazione di come questa città non sia a dimensione di disabile, così come purtroppo non è a dimensione di bambino, non è a dimensione di anziani. E questa struttura è costata 2 milioni di euro. Abbiamo aspettato 20 anni per avere un sottopassaggio degno di questo nome nella città di Brindisi e il risultato è una struttura tutto sommato piacevole da vedersi, quantomeno in riferimento al tunnel, ma poi costruita e soprattutto progettata in maniera tale che non sia accessibile ai disabili. Chiaro segnale del fatto che è stata concepita da un normodotato e che vengono ancora una volta ignorati i problemi di chi vive una situazione più sfortunata rispetto alla nostra. Beh, provate a immaginare che questa scala, un disabile può salirla soltanto utilizzando questa apparecchiatura. Questa apparecchiatura però non funziona direttamente, nel senso che comunque bisogna chiamare e aspettare anche fino a mezz'ora perché arrivi un assistente dalle Ferrovie dello Stato per consentire al disabile di salire la scala. Immaginate quello che può significare una cosa del genere e non è solo un problema di disabili, il problema si pone anche per una cittadina, una mamma con un bambino con una carrozzina. Guarda qui, ecco, il tuo operatore può filmare che cosa avviene con una mamma in diretta con la carrozzina. Questo è la funzionalità di una struttura appena creata. Una mamma deve farsi due rampe di scale col bambino in braccio e con la carrozzina. E allora ancora una volta vedete come spesso si sperpera il denaro pubblico, ve lo ripeto, circa 2 milioni di euro, per costruire una città che non è a dimensione di tutti, è a dimensione solo dei più fortunati. C'è scarsa attenzione nei confronti dei disabili e purtroppo questa cosa si verifica qui come in altre mille situazioni. Un ultimo dato, se mi consenti. Ieri abbiamo incontrato i sordomuti della città di Brindisi che sono riuniti in un'associazione. Beh, i sordomuti vivono una condizione di profondo disagio, forse ancor più di chi si trova su una carrozzella, perché sono normodotati, hanno la possibilità di usufruire quindi delle strutture pubbliche e tutto il resto, però se vanno al comune e hanno bisogno di un certificato, chi li capisce? Chi sta ad ascoltarli? Chi può concepire e soprattutto con chi possono spiegarsi? E questo avviene in tutti gli uffici pubblici di questa città. Manca uno strumento di approccio utile ai disabili e da questo punto di vista basterebbe anche un'ora a settimana, un gesto di buona volontà con poche lire, con pochi euro. Purtroppo, ancora una volta, c'è totale disattenzione nei confronti dei disabili. Fasano cambia colore e la lista di Stella Carparelli, candidata del centro-sinistra nelle amministrative di Fasano, è presentata nella serata di ieri al Teatro Kennedy. Andiamo a vedere. La candidata alla carica di primo cittadino di Fasano, Stella Carparelli, ieri sera ha presentato nel Teatro Kennedy la sua lista Fasano cambia colore. Una squadra composta da 12 presenze femminili e 12 presenze maschili, l'unica lista con queste caratteristiche. La scelta è semplice, il desiderio di coinvolgere quante più donne possibile in questa competizione elettorale, ma non soltanto per un problema legato alle quote o alle cosiddette pari opportunità, perché credo che le donne davvero rappresentino in politica un valore aggiunto, con la loro sensibilità, con la loro capacità di prendersi cura fino in fondo delle cose. È bello avere intorno tante donne, ovviamente è altrettanto bello avere insieme tanti uomini che ci credono. La presenza inoltre di volti nuovi è per la Carparelli un'altra scelta non casuale. Volti nuovi sono una necessità della politica perché altrimenti non ci sarebbe rinnovamento. Quindi è chiaro che la politica il primo compito è quello di coinvolgere quanti più cittadini possibili e in questo senso si declina il concetto di novità. Però io credo che sia anche da abbinare con quello delle competenze di cui sempre più la nostra amministrazione ha bisogno. La serata ha dato la possibilità di presentare alcune idee per la città, idee contenute nel suo programma elettorale. Le linee principali sono legate a quella che io definisco un'operazione anche culturale, prima ancora che politica. Poiché il tutto è cultura, noi crediamo che con il coinvolgimento della gente, con la loro attenzione verso i problemi concreti, si possa davvero creare una situazione di cambiamento. D'altro canto la nostra lista civica, il nostro logo che recita Fasano cambia colore, indica proprio la varietà delle competenze, delle persone, la bellezza dell'essere in tanti rispetto a un monocolore che definirei piuttosto grigio del nostro passato. Al termine si è tenuto lo spettacolo dell'attrice pugliese Carmela Vincenti dal titolo Donne molto occupatissime.
Continueremo a parlare delle amministrative del 6 e 7 maggio, nello specifico nel comune di Martinafranca, ma lo faremo subito dopo una pausa. Dunque la linea alla regia, a tra poco per il resto del TG.